Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch dei soldi, ragazzi, massivo all'arena war. Per fare questo glitch abbiamo bisogno dell'arena, ovviamente, e del piano B1 dell'arena, e avremo bisogno in questo caso anche di un amico per fare questo glitch, ragazzi, quindi procuratevi un amico. E un altro passaggio fondamentale, ragazzi, ve lo ricordo, anche se non serve, targa personalizzata, ragazzi, targa personalizzata, mi raccomando, ragazzi, anche perché se non l'avrete, ragazzi, rischierete di prendere il blocco giornaliero, quindi mi raccomando, fate molta attenzione a ciò che fate quando fate i glitch dei soldi. Quindi, arrivati a questo punto, ragazzi, detti i requisiti, possiamo salire in auto. Allora, sapete tutti che negli altri piani dell'arena, ragazzi, basta semplicemente premere freccia destra e diciamo la vettura entra in arena o comunque nell'officina. E quindi, vabbè, ve lo faccio vedere perché qualcuno mi ha detto che ho sentito dire addirittura, ma io l'officina nel piano 1 o piano 2 non ce l'ho, non so quale tipo di officina cercano tanti, magari cercano proprio l'officina materiale come sta nell'arena, forse in ogni garage, ma non è così. Comunque sia, va bene, ve lo faccio entrare così giusto per vedere. Vedete, entra in arena, basta in officina, basta premere la freccia, ragazzi, quindi è una stupidata. Ora, ragazzi, andrò a togliere la musica e a spiegarvi bene come dovete fare il glitch e che cosa dovrà fare il vostro amico, ragazzi. Come state vedendo, il nostro amico dovrà fare questa cosa, ragazzi, cioè entrare nel PlayStation Network mentre è in macchina con noi e rimanere sulla schermata delle shark card, ma non questa che vedete a schermo piccolo, ma dovrà selezionare una shark card e dovrà andare nella schermata azzurra dove ci dà scritto aggiunta fondi. Quando il nostro amico sarà lì in quella schermata, noi potremo fare il glitch. Quindi a questo punto il passaggio che dovremo fare noi è entrare nell'arena, quindi freccia destra per entrare, XXX proprio a morte, ragazzi, confermare sempre, e andare in option e PlayStation Network, come avete appena visto. Questo era rallenti, ragazzi, adesso lo vedrete e lo ascolterete in velocità normale. Questa, ragazzi, era la velocità normale, quindi rendetevi conto del tempo che ci dovete impiegare, dovete essere proprio rapidissimi, ragazzi, a fare quel passaggio, perché altrimenti ogni volta che lo andrete a fare perderete dei soldi. Una volta che siete buggati, ragazzi, e che avete l'auto nell'arena, che però non è modificata, potete scambiare l'auto che volete duplicare
con le LGRH8, ragazzi, è semplicissimo. Quindi una volta che avete fatto lo scambio, se vedete che le auto si scambiano ma restano al proprio posto, lo so, sembra una cazzata, però è così, ragazzi, nel glitch le auto sull'elenco si scambiano ma restano al proprio posto a livello fisico. Quindi quando le auto fanno questo gioco, voi state già facendo il glitch è già stato fatto, insomma. Quindi a questo punto salite sull'auto come avete appena visto, cambiate una cazzatina e ritornate nella vostra cosa. Allora, ragazzi, vi specifico che quante più auto avete nell'arena, quante più auto potete duplicare. Quindi se magari il glitch vi riesce a botta di culo, o comunque avete paura, o che sia, non lo so, raga, qualunque cosa, io vi consiglio prima di riempire l'arena di LGRH8 e poi fare il glitch, ragazzi. Questo è il mio consiglio, poi vedete voi quello che volete fare, però secondo me, se magari vi riesce il glitch, vi riesce, lo state provando lì, comunque perdete dei soldi per fare la prima modifica al minivan, ragazzi. Ah, dimenticavo, ragazzi, tutti usano il minivan, io ve l'ho portato col minivan. Penso che usino il minivan perché comunque sia l'auto che costa meno di tutti, sia per fare le modifiche che per tutto il resto. Come vedete, ragazzi, diciamo, qui si stanno facendo delle duplicazioni a raffica, quindi lo vedete che proprio boom boom a manetta, ragazzi. Una volta che abbiamo fatto tutte queste duplicazioni, ragazzi, il passaggio è semplicissimo. Quando abbiamo fatto, non so, 5, 10, 20 auto, quelle che abbiamo nell'arena, quelle che abbiamo nei garage e che vogliamo duplicare, ragazzi, una volta che abbiamo duplicato tutto, l'unica cosa che dovremo fare è andare in una nuova sessione. Dovremo fare trova nuova sessione, scusatemi, ragazzi, e il glitch sarà fatto, ragazzi. Allora, intanto colgo l'occasione per ricordarvi, ragazzi, il contest Road to 15k che è in descrizione, e penso domani lanceremo un altro contest per quanto riguarda un account. Quindi a questo punto, ragazzi, proseguiamo con il glitch e dovete fare un cambio di indumento, qualunque cosa, un accessorio, qualunque cosa. Una volta fatto ciò, come dicevo, dovete cambiare sessione. Per cambiare sessione andate in creatore, in modalità creatore, insomma, e una volta che siete in modalità creatore vi basterà andare, premere start, online, inviti, e andare in una sessione solo inviti, ragazzi. Guardate il video, mi raccomando, ragazzi, come ho già detto, fate le cose fatte bene, perché poi vediate il blocco giornaliero. Io ve lo sto a ripetere proprio fino allo stremo, non so come altro dirvelo. E soprattutto mi raccomando, fate i glitch, sì, ma con moderazione, ragazzi, sempre con moderazione. Allora, io non ho veramente nient'altro da aggiungere, vi lascio al resto del video perché tanto comunque c'è poco da vedere. Vi ricordo la descrizione e tutti i contatti. Un saluto, ragazzi, e al prossimo video. Ciao belli.
Proceed.